Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda parte della prima lezione di eh, lunedì 9 marzo eh, 2020. E nella prima parte eh, abbiamo, fatto, abbiamo realizzato introduzione al corso e sostanzialmente abbiamo visto le varie, i dettagli tecnici relativi a quando deve partire il corso. E come diciamo l'orario or e dopodiché abbiamo visto uh, con Gimp il trattamento di un'immagine diciamo ovviamente in modo molto semplice e superficiale ma eh, per quanto serve poi per quanto vi servirà poi nel laboratorio eh, ho anche anticipato alcuni concetti che in effetti sono nelle slide che vedremo la prossima volta vi ricordo che il laboratorio dura due settimane e quindi durando due settimane e io vedrò la seconda parte dei concetti la prossima settimana. Eravamo arrivati qua e abbiamo detto sostanzialmente che la computer vision serve a cercare di mimare il comportamento della, della visione umana e per, tra, per fare ciò ha bisogno di eh, immagini di qualità mh, migliore possibile per cui eh, la prima parte del corso sarà effettivamente sull'acquisizione delle immagini e quindi su come acquisire le immagini nel modo più raffinato possibile. Bene, allora, eh, innanzitutto volevo mostrarvi un altro libro che è molto interessante e che utilizzeremo. Ehm, non è necessario che lo compriate, perché è tutto quello che serve è già nelle slide. Però, se vi interessa, questo è il libro e um, soprattutto per quelli di voi che sono interessati al, al diciamo alle camere. Qua, quindi alle, alle fotocamere digitali e in particolar modo al, ai CCD, e ai CMOS, questo libro è eh, davvero notevole, è il migliore che abbia trovato fino adesso. È un libro un po' vecchio perché ha poco più di dieci anni, che per questo tipo di tecnologia sono tanti, ma ehm, in generale comunque ancora è ancora estremamente valido. Ora, mh, vi ho introdotto il libro perché questo, questo piccolo riassunto che troviamo qua in praticamente due slide eh, è in realtà eh, molto interessante perché permette di fare un ragionamento ampio allora tutti noi sappiamo che quando catturiamo un'immagine questa immagine viene diciamo salvata su su disco eh, in um, un file che può avere vari formati questi formati possono essere di tipo lossless per esempio il png bmp altri oppure può essere lossy eh, tipo il jpeg eh, tutti noi sappiamo che il jpeg funziona sostanzialmente Andando a eh, ridurre la dimensione del file grazie all'eliminazione di dettagli che sono poco significativi per l'occhio umano. E questi dettagli vi ricordo che sono legati al fatto che eh, sostanzialmente, all'interno dell'algoritmo dell del JPEG, viene effettuata la trasformata di Fourier, dopodiché, le frequenze più alte vengono eliminate, e eh, dopodiché ancora il segnale viene antitrasformato in modo tale da riottenere l'immagine originaria. Non è proprio così, però è abbastanza simile il procedimento. In questo modo togliendo, togliendo via i dettagli più fini si riesce ad avere un segnale molto più compatto che occupa meno spazio. Tenete presente che lo stesso principio è quello che funziona anche che viene usato anche per l'audio, pensate agli MP3 o anche formati più moderni, usano lo stesso sistema, oltre a usare in quel caso anche altri trucchi di tipo percettivo legato al funzionamento dell'orecchio umano, ma questo è un altro discorso. Quindi in generale, noi abbiamo una gigantesca matrice, eh, può essere molto grande, e questa matrice è fatta di pixel. Ok? Ora, vediamo in realtà, noi li chiamiamo sempre pixel, li abbiamo sempre chiamati pixel, e durante il corso li chiameremo sempre pixel. Però la cosa non è così semplice, perché in realtà eh, noi abbiamo tutto un procedimento di acquisizione che non può essere trascurato. Allora, innanzitutto noi dobbiamo partire da, eh, dai campioni creati dal, eh, dal sistema di acquisizione. E, quindi ovviamente oggi ormai non è più il caso, ma, ehm, non, non avviene più, ma il, eh, in passato esistevano anche le telecamere analogiche che quindi davano in uscita un segnale analogico. Oggi come oggi tutte le telecamere danno un'uscita di tipo digitale. Uh, in quanto il campionatore, cioè il convertitore da analogico digitale, quello di cui parlavamo nella prima parte, cioè uh, quello che permette di campionare la corrente che c'è all'interno del fotosito e a trasformarla in un valore digitale, ebbene questi, questi convertitori ormai sono sempre tutti integrati all'interno della telecamera, per cui il trasferimento dei dati avviene in, in via digitale. Uh, vi faccio vedere un esempio. Ecco, vedete, questa è un esempio di telecamera, è una telecamera industriale. Io per vari scopi di ricerca ne utilizzo un certo numero. Eh, a parte tutte le etichette di inventario, eh, la cosa interessante è questa, vedete? Allora, questa telecamera eh, ecco, si vede forse meglio così. Questa è la presa USB, è un USB 3. Ok? Da cui la telecamera prende anche l'alimentazione. E questo è il GPIO, dove GPIO sta per Global ehm, general, sorry, scusate, general Purpose Input Output. Okay? Eh, in questo modo, tramite questo connettore che normalmente non è utilizzato, voi potete attivare tutta una serie di cose, tra cui il trigger, per esempio, far partire lo scatto. Poi qui c'è semplicemente una spia che indica l'accensione. Questo è l'attacco per il trepiede che normalmente non è necessario in ambito industriale perché si usano i fori. Presenti sulla base, si stacca questo attacco. Ora, dopodiché, come vi dicevo, questo è l'obiettivo. Vedete, ieri vi ho fatto vedere un obiettivo di una reflex autofocus che però è poco chiaro da un certo punto di vista. Qui è tutto molto più chiaro, molto più semplice. Allora, tanto per cominciare, togliamo il tappo. Ecco, ok. Dopodiché, allora, questo è l'obiettivo. Allora, vi avevo detto che mm, sostanzialmente ci sono solo due parametri importanti e questi due parametri importanti sono il tempo di posa e il diaframma, ok? Allora, per esempio, mettiamoci un po' più vicino. Ecco qua. Allora, il tempo di posa si regola via software, lo vedremo a suo tempo. Naturalmente richiede il software di controllo della telecamera. E questo invece è il diaframma, vedete? Si regola semplicemente così, vedete io muovo la ghiera e lui si sposta. Allora, cosa sono questi numeretti? Allora, eh, questo obiettivo è un obiettivo dell'Helmon Optics, che è uno dei principali rivenditori di, di questo tipo di hardware nel mondo, è un 25 mm di focale f1,85, questo è il codice Helmon Optics, ok? Quindi significa che la sua focale è di 25 mm. Ora, che cosa significa che la focale è di 25 mm? Vi ricordo che se voi avete una lente... che rimetto a fuoco... Ecco. Se voi avete una lente... Ok? E um, questa lente ha una focale di... 25 mm, esageriamo, in realtà in questo caso non avrebbe molto senso, questo significa che, adesso non è in scala, questa distanza è di 25 mm se i raggi che incidono sulla lente giungono da infinito Okay? Quindi tutti i raggi che arrivano da infinito vengono concentrati in un punto che è il fuoco della lente e questa distanza da qui a qui è di 25 mm. Okay? Se eh, ovviamente più lontano di infinito non si può, però si può più vicino. Quindi, per esempio, supponiamo che il, io voglia focalizzare la mia lente non su infinito, ma su un oggetto più vicino adesso qui un po' per eccesso, però supponiamo di voler mettere a fuoco un oggetto che è messo qua, ok? Allora, che cosa succede? Succede che questo oggetto emette raggi di luce, ok? Questi raggi di luce, non molto dritti, finiscono qua, e la lente, qui è disegnato un po' male, la lente li piega, ok? Ora, dove li manderà a fuoco? Allora, abbiamo detto che se i raggi sono infiniti li manda a fuoco qui, nel fuoco, cioè a 25 mm esatti di distanza da questo punto, che adesso poi più avanti vedremo dov'è. Se i raggi arrivano da più vicino, siccome la lente ha una sua capacità di piegare la luce, adesso detto così è un po', un po brusco però è così, quindi siccome questi erano paralleli e li piega qui, questi sono ancora... Più concentrati quindi farà più fatica a piegarli e quindi li, pie li farà convergere un po' più in là ok quindi io più mi avvicino e più il fuoco si sposta ok bene um, quindi questa è la lunghezza focale e abbiamo visto che cos'è la lunghezza focale che è un oggetto abbastanza semplice eh, però eh, lì su quell'obiettivo c'è il diaframma il diaframma che cos'è? È sostanzialmente, quindi normalmente è chiamato F, ok? e normalmente è, è la focale diviso il diametro. Ok, poi le lettere, insomma, eh, vanno e vengono, dipende dalla convenzione. In questo caso sarebbe 25 mm, notate che qui non è in scala perché è molto più di 25 mm, eh, scusate, 25 mm che è questo, diviso il diametro, che è questo. Quindi adesso qua, giusto per curiosità, possiamo anche provarle. Ecco qua, giusto per curiosità, ok? Allora, mettiamoci dei valori veri. Vedete che questo è 34, ok? Quindi qui non sarebbe veramente 25, ma sarebbe... 34 ok diviso il diametro che qui è 42 44 anzi diviso 44 ora se noi prendiamo la calcolatrice e facciamo il conto 34 diviso 44 il diaframma è 0,77 questo è un obiettivo che di fatto non si riesce a costruire o se si riesce a costruire una pessima qualità. Ok? Quindi in generale capiterà qualcosa di diverso. E cioè in generale, capiterà che io abbia un obiettivo fatto così, quindi più piccolo, con una lunghezza focale maggiore. Quindi con i suoi raggi che arrivano di qua. Ok? quindi per esempio in questo caso verrebbe, guarda, in, questo, in questo caso è proprio 25 e il diametro è 18 25 diviso 18 ok? facciamo il conto 1,4. Quindi questo obiettivo è un F1,4, non l'ho fatto apposta, ma F1,4 è un valore abbastanza standard ovviamente per obiettivi di ottima qualità, diciamo con particolari caratteristiche, sempre per raggi che arrivano da infinito. Ok? Bene. Ehm, ora, quindi questo significa che se io cambio questo valore, Vedete, se io cambio questo valore e muovo questa ghiera, alcuni obiettivi hanno anche una piccola vitina che permette di fissarlo. Per esempio, se io lo porto su 4, significa semplicemente che io qua sul mio, vado, sul mio obiettivo virtuale vado a cambiare la dimensione della lente, siccome non la posso effettivamente cambiare, gli metto un ostacolo. Okay? In questo modo, soltanto i raggi al centro passeranno. Quindi questo ostacolo, se voi lo guardate, dovrebbe essere un cerchio. Ora, se noi lo guardiamo di qua, lo possiamo vedere, un attimo, solo che metto fuoco. Ecco qua, vedete? Io adesso sto muovendo l'anello del diaframma e vedete che lui cambia. Per esempio, se io lo metto su F2, questo oggetto dovrebbe avere un diametro di 12,5 mm. Ok, si intravede appena, vedete vedete, si intravede appena qua. Scusate, eh? si intravedono appena le lamelle. Se io lo metto su F2,8, vedete che si è chiuso se lo metto su f4 sono 25 diviso 4 quindi 12,5 diviso 2 poco più di 6 mm se andiamo a misurarlo ovviamente con un po' di errore dovuto alla parallasse ecco qua non è così facile però ecco una cosa del genere ok quindi viene circa 6 mm. Dopodiché, se io voglio, lo chiudo ulteriormente, per esempio, F8 sarà di circa 3 mm, ok. E addirittura F16, come vedete, è molto piccolo. Alcuni obiettivi si possono anche chiudere completamente. Ok. Dopodiché, eh, l'obiettivo ha un'altra un ghiera che è la messa a fuoco, ok? La messa a fuoco sostanzialmente negli obiettivi normali, in realtà gran parte degli obiettivi moderni non è così, ma negli obiettivi industriali sì, per vari motivi che qui non staremo a vedere. Mettere a fuoco su un oggetto più vicino significa, siccome qui c'è il sensore, eh, ovviamente qui c'è il sensore, quindi il sensore non lo posso spostare, quindi normalmente cosa faccio? Faccio andare avanti e indietro la lente. Okay? Come faccio a fare avanti e andare avanti e indietro la lente? Mediante un'altra ghiera, che è questa qui. Vedete, qui abbiamo due di ghiera. Una che è il diaframma. Una che è il diaframma. E l'altra che è la messa a fuoco. Ok? Ora, se io porto la messa a fuoco a infinito, vedete? Scusate, vedete che qua c'è scritto focus. Allora, se giro così vado verso infinito sono arrivato a infinito, ok? Quindi la mia lente è piazzata lì. Se adesso io la muovo al contrario, cioè seguendo questa freccia qui, arrivo fino a una distanza che è quella che mi permette di mettere a fuoco a 200 mm, quindi io non devo fare altro che fare così, vedete che la lente si muove verso l'osservatore, infatti vedete che l'obiettivo si è allungato e io in questo momento ho la distanza per 200 mm che è esattamente questo discorso qua io in pratica ho aumentato questa distanza, quindi ho sposto indietro il sensore o porto in avanti la lente eh, di solito viene portata in avanti la lente se io voglio tornare a infinito rigiro indietro e vedete che l'obiettivo si riaccorcia ok? Um, quindi vi ricordo, come vi ho detto la volta scorsa, due soli parametri il diaframma cioè la dimensione di questo foro, ok? E il tempo di posa. La messa a fuoco è un altro discorso, ok? Bene, allora torniamo sulla nostra slide. Ah no, volevo ancora farvi vedere una cosa. Allora... Questo, come vi dicevo, è una telecamera industriale, a parte i collegamenti, l'obiettivo è intercambiabile, quindi lo svito, questo si chiama passo C, perché viene dalle, dalle cineprese di una volta. In effetti, a essere precisi, è possibile montare gli obiettivi delle vecchie cineprese su queste macchine, ma questo è un altro discorso. Vedete, questo è l'obiettivo, qui c'è un filetto, ok? Dato che magari metto meglio a fuoco... Ecco, vedete che qua c'è il filetto passo c e questo è il sensore vedete notare che sopra il sensore c'è un filtro di protezione vedete quelle due viti 1 e 2 volendo si possono smontare quelle due piccole vitine si stacca quella specie di separatore si toglie quel vetrino e dietro vedete che dietro c'è il sensore ok sempre meglio ovviamente tenerlo Coperto perché se va la polvere sul sensore e poi è molto difficile da togliere. Ora, vi stavo dicendo, il mio detector in questo caso è la telecamera, ok? E mi può dare in uscita un output analogico oppure digitale, okay? Un tempo molte erano analogiche, anzi quasi tutte, adesso in verità sono tutte digitali. Benissimo, dopodiché abbiamo, e vedete che sembrerebbe finita lì, in realtà non è finita lì, è molto più complicata, perché ehm, quando io prendo questo dato e poi ovviamente cosa me ne faccio? Lo devo mettere nella memoria del computer, ora ripeto, noi durante il corso parleremo sempre soltanto di pixel, quindi in realtà ehm, questa, diciamo... Questo livello di dettaglio è tipico soltanto di oggi perché serve per fare un'introduzione al problema. Però finisce poi lì. Okay? Ehm, bene, allora, il secondo eh, livello è il cosiddetto datel. datel okay? Quindi ogni dato è un datel eh, che è nella memoria del computer. Allora, vedete la distinzione. I datel e i pixels sono gli stessi, se il sensore è già in formato digitale altrimenti i dates sono dati dal, dal tasso di digitalizzazione del frame grabber, cioè del sistema che un tempo si utilizzava, dato l'ingresso analogico per campionarlo e farlo diventare digitale. Eh, fino a diciamo 20 anni fa, molte telecamere erano appunto con l'uscita analogica, dopodiché all'interno del computer veniva montata una scheda di acquisizione. Eh, per esempio la Matox era un'azienda che produceva questo tipo di schede e, e cosa faceva questa scheda? Digitalizzava il tutto e quindi generava delle immagini digitali. Quindi quando io digitalizzo il segnale eh, posso anche produrre più Datels che pixel, ma ovviamente senza, più, senza una maggiore risoluzione. Tutti gli algoritmi di image processing che noi possiamo vedere funzionano con i Datels. Tuttavia, normalmente, siccome pixel e datas sono la stessa cosa, noi non abbiamo questo, questo imbarazzo. Allora, la domanda è perché io posso produrre eh, più datas che pixel? Beh, qui naturalmente eh, torniamo al nostro al solito discorso, che è un discorso che suppongo che voi conosciate, però se eh, magari lo ripetiamo un momento che male non fa e cioè il solito problema del teorema del campionamento ok quindi se io ho una sinusoide ok quindi la mia sinusoide fa una cosa del genere quindi questo è un periodo dopodiché ovviamente partirà il secondo periodo ok allora come faccio a campionare questa sinusoide. Allora vi ricordo che questa sinusoide è il, se il segnale vero, cioè quello che la telecamera si trova di fronte eh, nella realtà. Ok, ovviamente la risoluzione che noi abbiamo nella realtà è sempre enormemente superiore rispetto a quello che possiamo avere sulla telecamera. Pensate, per esempio, se io adesso sto inquadrando il foglio di carta, ma il, questa webcam che peraltro se la cava più che decorosamente, non è assolutamente in grado di vedere i dettagli del foglio di carta, o quantomeno non a questa distanza. Io sono abbastanza convinto che se l'avvicino la il giusto e poi metto a fuoco in modo adeguato, ecco vedete, riesco a vedere i dettagli della carta, quindi significa che in realtà questa la camera anche in grado di cavarsela piuttosto bene okay? comunque a parte questo, quindi in generale io non riuscirò mai a riprodurre tutti i dettagli che ci sono nella realtà quindi questo è scontato ehm, però posso essere sicuro di soddisfare il cosiddetto teorema del campionamento e cioè eh, vi ricordo che il mio sistema di acquisizione è formato da due parti c'è l'obiettivo e poi c'è il sensore all'interno allora se noi qui abbiamo la realtà, ok? Qui, quindi c'è qualcosa di reale, l'obiettivo inquadra qualcosa di reale, dentro al qualcosa di reale ci sono frequenze spaziali in teoria elevatissime, perché io qua, se avessi un super extra obiettivo, potrei vedere gli atomi, ok? Eh, per assurdo, ok? Non riesco. Quindi questo significa che questo obiettivo è un filtro passa basso, è un filtro passa basso che, per cui dopo il filtro dopo l'obiettivo, qua, subito prima del sensore, io non ho tutte le frequenze spaziali che ho nella, nel mio oggetto reale, ne ho solo un sottoinsieme, ok? Però questo sottoinsieme arriverà comunque fino ad una certa frequenza massima. Ora, per far funzionare correttamente il sistema, seguendo le regole della teoria dei segnali, io dovrei avere qui un sensore, piazzato qua, in realtà su questa telecamera il sensore è molto più vicino, perché dovrebbe essere circa qua. Comunque, e, diciamo che qui c'è il mio sensore e questo sensore deve avere una frequenza spaziale sufficiente a campionare tutte le frequenze che mi passano attraverso l'obiettivo ok? quindi questo significa che io dovrei calcolarmi la massima frequenza spaziale quindi bidimensionale mentre questa, questo sinusoide è monodimensionale dovrei calcolarmi la massima frequenza spaziale che questo obiettivo mi genera ok? dopodiché andare a calcolare una dimensione del pixel tale per cui questo, questo pixel sia in grado di campionare correttamente il segnale ora supponiamo per un momento di riuscire a calcolare a sapere perché magari qualcuno ce l'ha detto qual è la massima frequenza spaziale che è in grado di generare questo obiettivo ok e supponiamo che sia questo ok in una sola dimensione benissimo allora la mia domanda a questo punto è scontata Suppongo che sappiate già la risposta, però è sempre meglio ripetere, perché questo è un argomento importantissimo. E cioè, questa è la mia sinusoide. Eh, quanti campioni mi servono per eh, campionare il segnale? Allora, la teoria dei segnali mi dice che ne servono almeno due. Ok? Almeno due. Quindi, attenzione che se io il campione lo metto uno qui e uno qui, non campiono ben niente perché il segnale quando poi lo ricostruisco mi viene piatto. Però se per esempio io prendessi un campione qui e un campione qui, e poi di nuovo un altro campione qui, e poi di nuovo un altro campione qui, eh, che cosa otterrei? Poi naturalmente questo continua per così, quindi io qui ci metterei un altro campioncino. Ora, eh, prendere, a questo punto io ho i miei 1, 2, 3, 4, 5 valori, a questo punto io quando... Riottengo il valore otterrò qualcosa che fa così, ok? Quindi la mia sinusoide è diventata un'onda un triangolare. Okay? Ora, il problema è che ehm, chi di voi ha fatto teoria dei segnali dovrebbe ricordare che quando io ricostruisco il segnale a partire dai singoli campioni, io per ricostruirlo. Uh, ho bisogno uh, di utilizzare un filtro di ricostruzione. E che cos'è un filtro di ricostruzione? È sostanzialmente qualcosa che toglie questi punti angolosi, ok? Quindi questi punti in cui la derivata destra e quella a sinistra sono diversi devono sparire. Quindi in sostanza io qua ci posso mettere una specie di, um, di spline, ok? sostanzialmente un filtro passa basso perché voi capite che in questo punto si hanno frequenze infinite allora io ci metto una specie di spline e vedete che se io in effetti ci metto una specie di spline io riesco ad avere un segnale che somiglia abbastanza bene a quello che avevo ottenuto ok ora avere due soli campioni è del tutto insufficiente ok un buon lavoro si ottiene con anzi diciamo un ottimo lavoro si ottiene con 10 campioni Ora, questo significa che, torniamo alla nostra telecamera, noi abbiamo una massima frequenza spaziale che, e come la calcoliamo questa frequenza spaziale? Eh, naturalmente la possiamo calcolare in termini di eh, gradi, okay? cioè qualcosa che cambia nell'ordine dei gradi, o per meglio dire delle frazioni di grado. Okay? Facciamo un esempio, l'occhio umano, qual è il, la capacità risolutiva massima dell'occhio umano. Ora, um, eh, probabilmente l'avete visto nel, nel, corso, nel primo corso, ma la capacità risolutiva massima dell'occhio umano è di circa un primo d'arco. ok Poi in condizioni particolari può essere migliore, quando c'è poca luce è di gran lunga peggiore, ma questo è un altro discorso. ok Ora, se noi abbiamo un primo d'arco, eh, quant'è l'equivalente di un primo d'arco visto, allora noi sappiamo che, facciamo un esempio, noi abbiamo la nostra luna della prima parte, prima parte della prima puntata, ok, quant'è il diametro della luna, in in, in, naturalmente in gradi visto da terra, è circa 30 primi, vi ricordo che quello indica un primo d'arco, ok, Uh, perché un grado, per esempio, per esempio, non lo so, potrei scrivere 2 gradi, 3 primi e 23 secondi d'arco, ok? Da qui a qui sono 60, da qui a qui sono 60. Se voglio le frazioni di, di secondo d'arco, ci devo mettere i numeri decimali, cioè, non è più sessagesimale, ok? Quindi qui sono circa 30 primi d'arco. Significa che se noi guardiamo la luna a occhio nudo, vediamo approssimativamente 30 dettagli su di essa, ok? Ora. Eh, la Luna, però, è molto distante, okay? Allora, supponiamo di guardare un foglio di carta, così come noi stiamo guardando. Ora, quant'è un, un primo d'arco riportato alla distanza di visione normale, che può essere, per un occhio sano e di una persona giovane, 20-25 cm? Ebbene, un primo d'arco ha una distanza di eh, circa 30 cm e pari a circa eh, un decimo di millimetro. Ok? Quindi questo significa che se noi ci mettiamo a una distanza di visione normale e abbiamo una vista normale, oppure abbiamo gli occhiali, per i presbiti, eh, i miopi non valgono, non contano perché i miopi tendono a vedere meglio da vicino, quindi i miopi riusciranno a vedere dei dettagli più piccoli, avvicinandosi di più naturalmente. Quindi questo significa che noi a una distanza normale di visione normale vediamo un decimo di millimetro. Ok? Benissimo. Allora, eh, noi riusciamo a vedere un decimo di millimetro sulla carta, ma poi questo decimo di millimetro lo dobbiamo trasferire sul nostro sensore, che è in questo caso la nostra retina. Allora, in questo caso noi facciamo lo stesso identico ragionamento no? e eh, facciamo un ragionamento un po' approssimativo. Supponiamo di avere di nuovo il, il nostro obiettivo è piazzato qua ok poi supponiamo di essere a 20 centimetri di distanza quindi su questi sono 200 mm noi abbiamo il nostro oggetto e dopodiché questo lo rimette a fuoco qui sul sensore ok sul sensore ora in modo approssimativo, perché poi dopo vedremo meglio come calcolarlo, se questa distanza è di 200 e questa distanza è di 25, che è la lunghezza focale, appena, notate che vi ho appena detto che se la distanza non è infinita, questo non è più 25, perché è qualcosa di più di 25, però in prima approssimazione lo possiamo considerare 25, avete visto che qui anche quando lo allungo si allunga di poco, ok? Bene. Allora io come posso fare? Supponiamo qui di avere un omino. Quanto è grande l'omino sul sensore? Allora l'omino verrà rimpicciolito, in realtà perché altrimenti non ci starebbe sul sensore, di un fattore pari a 200 diviso 25. Ok? Quindi se noi facciamo 200 diviso 25 fa 8. Quindi, questo significa che se noi qui abbiamo un oggetto che è di um, 8 mm, supponiamo che sia una rappresentazione di un omino, qui diventa di 1 mm, ok? Si è rimpicciolito. Ora, quindi, questo significa che noi supponiamo di voler fotografare un oggetto um, che, uh, diciamo che supponiamo per, per il momento che. Il nostro obiettivo sia l'occhio umano ok l'occhio umano come abbiamo detto riesce a risolvere un primo d'arco che ha una distanza di lavoro di 200 e qualcosa millimetri fa un decimo di millimetro ok allora diviso per 8 qui fa circa un centesimo di millimetro perché lo dobbiamo dividere per 8, facciamo finta che sia 10, ok? Ora, un centesimo di millimetro sono circa 10 micron, ok? Quindi, questo significa che il decimo di millimetro sulla carta, sulla retina dell'occhio, diventa di circa 10 micron. Se noi andiamo a vedere quanto sono grandi i nostri coni e bastoncelli, se non ricordo male, sono circa 5 micron o giù di lì, ok? Ora, questa macchina fotografica qui ha un sensore, qui all'interno, che ha dei pixel di eh, 3,45 eh, micron, ok? E sono ovviamente fatti quadrati, no? Sono quadrati, per esempio, così. Questo non è già quadrato, ma questo è un altro discorso, ok? Quindi... Questo significa che noi abbiamo una capacità di 3,45 micron. Ora vi stavo dicendo prima che ho bisogno di campionare con un numero sufficiente di volte e poi dopo quando ho i campioni dovrei fare la ricostruzione del segnale. Notare bene che la ricostruzione del segnale normalmente non viene fatta, almeno con le telecamere non viene fatta. Eh, nel senso che vengono presi i pixel così come sono e questo è il motivo per cui, che, per cui se, la, se il campionamento non è più che abbondante eh, la qualità non è tanto buona, però mh, questo è ancora un altro discorso. Quindi questo significa che io dovrei, se il mio um, obiettivo mi genera un cerchio di mh, circa, vedete questo punto da un decimo di millimetro, mi diventa un punto da, uh, vedete, sul, sul piano del sensore io lo potrei vedere come 10 micrometri ok cioè un centesimo di millimetro benissimo allora se io voglio campionare come si deve questo oggetto ok io devo seguire di nuovo il teorema di Nyquist ok e quindi io devo quantomeno dividerlo in due ok minimo quindi siccome è quadrato dovrei dividere in quattro parti così. Ok? Una cosa di questo genere. Quindi avrei bisogno di almeno, minimo, 5 micrometri. Ok? In realtà le cose non sono così facili perché ehm, questo punto infinitamente piccolo, cioè non infinitamente piccolo, ma sufficientemente piccolo, non ha affatto la forma di un cerchio, ma questo lo vedremo più avanti. Comunque, eh, tutto questo discorso da dove viene? Viene dal fatto che noi comunque abbiamo sostanzialmente un dato ottenuto dal campionatore, ok? Quindi il campionatore potrebbe produrre più datels che pixels, ok? Uh, e in questo caso, per esempio, nel caso di prima, se noi usassimo un sensore con dei <coughs> datels da 5 micron, noi otterremmo naturalmente più valori. Questo non significa che ci sia più risoluzione, la risoluzione è sempre quella, io sto soltanto campionando, ok? Io potrei anche campionare con dei pixel datels da 1 micron, ok? In realtà non otterrei, <coughs> non otterrei nulla di più, ok? Tutti gli algoritmi di image processing utilizzano i datals o data. Ok? Però, siccome normalmente pixels e datals sono la stessa cosa, ehm, di fatto non cambia nulla. Ok? Bene, andiamo avanti. Quindi questi sono i primi due passi, ma non finisce qua. Ci sono ancora altri due passi che sono molto importanti. Bene, a questo punto abbiamo i dati, sono nella memoria del computer, ma qualcosa ci dobbiamo pur fare. Li dobbiamo mostrare perché altrimenti non serve nulla a catturare le immagini in qualche maniera, le dobbiamo mostrare, altrimenti rimarrebbero nello schermo, nelle, nella memoria del computer per sempre e non servirebbero a niente. Quindi le dobbiamo mostrare con un qualche sistema. Per esempio, potremmo volerli mostrare su un monitor oppure su un foglio di carta stampato. Ora supponiamo di avere un 1024x768 pixels o daters, supponiamo che coincidano, okay? e supponiamo di stampare su carta con una stampante da 600 punti per pollice. Ricordo che il DPI significa dot per inch, cioè punti per pollice. Okay? Se voi andate a guardare le caratteristiche delle stampanti anche questo dovreste averlo già visto ampiamente, eh, sui datasheet c'è scritto che la stampante ha un certo numero di eh, punti per pollice, dot per inch diciamo che il minimo per le stampanti è 300, si arriva a 600, si arriva anche a 1200, ci sono stampanti anche da 2400 punti per pollice. Quindi se io stampo a 600 punti per pollice, io vado a prendere questi 1024x768 e mi vendono 43x32 mm. Per quale motivo viene una cosa del genere? Perché vi ricordo che un pollice l'unità di misura di un pollice è di 2,54 cm, ok? Quindi questo significa che se io mi metto qua e poi faccio 2,54 più o meno, ok? Questo è un pollice, quindi eh, se qui ne ho 600, ok? Dall'altra parte ne ho 1024, quindi... 1024, più o meno, arriverà qua e infatti vedete che fa circa. faceva 43. Ok? Stessa cosa, ovviamente, sull'altro lato. Ora, un oggettino di 43 x 32 mm è troppo piccolo e quindi non si vedrebbe nulla. Ora, però, io vorrei, che, vorrei fare ancora una. Uh, vedere meglio in dettaglio cosa vuol dire questo 600 dpi. E cioè, perché. Le stampanti lavorano a 300 dpi o a 600 dpi o addirittura a 2400. Beh, innanzitutto dobbiamo distinguere le stampanti in bianco e nero da quelle a colori, perché le stampanti a colori eh, normalmente formano i colori, stiamo parlando per lo più di laser, che ormai sono la maggioranza, le stampanti a colori funzionano eh, principalmente tramite un retino tipografico, cioè depositano punti di vari colori, molto piccoli e approfittano del fatto che l'occhio umano non riesce a distinguerli. Quindi, eh, non riuscendo a distinguerli, vede una macchia unica di colore, però eh, più, ehm, eh, più piccola. Eh, scusate, più grande. Adesso volevo farvi vedere un piccolo esempio se ci riesco. Allora, un attimo solo. Un attimo ecco qua ho trovato un esempio che va proprio bene per farvi vedere questo concetto allora andiamo di nuovo sulla webcam allora vedete qui ho preso un'agendina Allora, la mettiamo un po' più vicino così si vede meglio. Questo è un processo ovviamente di stampa tipografica. Ecco qua, vedete? Ecco. Direi che qua si vede decisamente bene come sono formati i colori se io poi ovviamente mi metto alla distanza normale di visione non vedo naturalmente nulla ok quindi il discorso era io ho sostanzialmente un oggetto quindi un display medium che mi mostra delle cose me le mostra per esempio a 600 punti pollice se io stampo a 600 punti pollice quindi mh, non uso di fatto lo retino tipografico vi ricordo come vi ho detto prima che quella colori usano lo retino tipografico per comporre un'unica macchia di colore un po' più grande mentre quelle in bianco e nero volendo potrebbero indirizzare ciascun singolo punto e siccome sono tutti uguali questi punti io potrei effettivamente raggiungere quella risoluzione, in realtà non è completamente vero perché le stampanti laser usano sistemi molto raffinati per gestire il colore per esempio mettono eh, punti di toner più piccoli o più grandi per esempio sui bordi delle, delle font in modo tale da rendere il bordo più arrotondato e quindi aumentare la risoluzione quindi è come se fosse più, più, più nero oppure meno nero, più grigio okay? però in generale se la mia stampante è in bianco e nero ogni punto sarà un pixel okay? quindi questo significa che se io prendo una stampante a 600 punti pollice, che effettivamente mi genera 600 punti pollice, ok? E stampo 1024x768, ottengo una cosa di, 4, di 43x32 che sarà troppo piccola. Ok? Perché dico che è troppo piccolo? Perché se lo prendo in mano non vedo nulla. Ok? Ma perché non vedo nulla? Ovviamente perché il mio occhio non riesce a vedere i dettagli. Allora, abbiamo visto prima che l'occhio umano riesce a vedere... Un dettaglio di un decimo di millimetro, ora un decimo di millimetro su di un pollice significa che ci sono 254 dettagli su di un pollice. Ecco da dove arriva il famoso discorso dei 300 punti pollice, cioè se io stampo a 300 punti pollice dove ogni punto è effettivamente indipendente dagli altri, posso essere ragionevolmente sicuro che quando poi osservo questo oggetto da una distanza normale di visione, io non riuscirò. A vedere dettagli all'interno di questi punti ecco perché una stampante a 300 punti pollice è ottimale ok ora intendiamoci eh, io potrei eh, avere voler avere una risoluzione ancora maggiore perché in questo modo avendo una risoluzione ancora maggiore potrei eh, riuscire anche a resistere per così dire a un minimo di ingrandimento per esempio usare il lentino di ingrandimento come ho appena fatto prima però in condizioni generali non serve perché diciamo, la fruizione normale di una stampa, di qualsiasi tipo esso sia, è con la normale vista. Okay? Tenete anche conto che normalmente quando io osservo un oggetto, per esempio osservo un quadretto, una fotografia, mi viene automatico, salvo casi particolari, osservarlo da una distanza pari alla diagonale dell'oggetto. Quindi se per esempio io ho un quadro molto grande, per esempio un metro per un metro, e mi viene automatico mettere una distanza di circa un metro e mezzo che è più o meno la radice quadrata okay? di 2 cioè della diagonale questo perché mi viene per così dire spontaneo però voi capite che se io mi metto a un metro e mezzo di distanza da un quadro io non vedrò più ehm, un dettaglio di un decimo di millimetro ma siccome sono a un metro e mezzo sono a 7-8 volte buone la distanza di visione minima quindi vedrò 7-8 volte di meno quindi vedrò Boh, 7-8 decimi di millimetro, quando va bene, quando non vedo addirittura solo dettagli da un millimetro, per cui voi capite che se io ho una precisione di un decimo di millimetro non ho nessun tipo di problema per niente. Okay? Ora, quindi noi abbiamo, come vi dicevo, abbiamo quello che viene generato, diciamo il valore generato dal, dal, dal sensore, il risultato del campionamento che potrebbe essere maggiore, potrebbe, avere, potrebbe essere sovracampionato, e quindi non contenere più dati. Poi, come lo mostro? Quindi questo potrebbe essere la eh, stampante che lo stampa, ok? Però, come vi dicevo alla fine, lo devo guardare, perché eh, il Resel, cioè Resolution Element, è il più piccolo segnale supportato da un sistema analogico, ok? Qual è il sistema analogico per eccellenza? Il nostro occhio. Okay? Quindi questo significa, supponiamo di voler riprodurre la realtà, perché uno dei compiti eh, in questo caso è proprio riprodurre la realtà nel modo più fedele possibile, perché noi dobbiamo riprodurla in modo fedele perché quanto più è fedele la riproduzione, tanto più possiamo sfruttare le caratteristiche della realtà per ottenere delle, diciamo, delle, delle cose che ci possono essere di interesse, per estrarre dei dati. Okay? perché vi ricordo che lo scopo principale del corso è trattare le immagini per estrarre delle informazioni eh, il mio interesse principale è sugli algoritmi per, per scopi industriali quindi eh, controllo di processo e quindi io devo avere delle immagini di quella qual qualità maggiore possibile poi in realtà non le guarderò mai a occhio nudo le guarderà un calcolatore che però dovrà comunque produrre un risultato ora se io scatto una fotografia supponiamo di prendere una... Facciamo un caso di molti anni fa. Scatto una fotografia con pellicola, ok? Quindi il picture element è la grana della pellicola, ok? Che normalmente poteva anche essere abbastanza grande se io prendevo una pellicola in bianco e nero di alta sensibilità o a colori. Dopodiché, supponiamo però di non voler di non accontentarci della vecchia stampa fotografica, la vogliamo digitalizzare. Allora noi la digitalizziamo e quindi otteniamo dei eh, data elements, ok? Ora, i data elements li otteniamo con uno scanner per pellicola, per esempio. Noi possiamo tranquillamente produrre più data elements di quanti pixel ci siano, cioè possiamo ehm, produrre più di un data element per ciascuno dei, dei grani della pellicola. Non c'è problema, lo possiamo fare. Ok, abbiamo un grosso file, benissimo. Questo grosso file lo possiamo stampare perché il nostro scopo è riprodurre la realtà. Quindi lo stampiamo su un pezzo di carta fotografica quindi possiamo usare anche il procedimento chimico che è quello che ci dà la maggiore qualità possibile. Quindi noi lo rigeneriamo, stampiamo la nostra fotografia, stampiamo una fotografia per esempio 30x40 o anche 50x60, una fotografia molto grande. E su questa fotografia noi mettiamo tutti i nostri dati. Okay? Dopodiché però la dobbiamo guardare e allora succede quello che vi dicevo prima. Allora noi se lo guardiamo con l'occhio umano, ehm, abbiamo una risoluzione massima. Quindi la risoluzione massima è il Resolution Element, che per l'occhio umano è di circa un primo d'arco, oppure se volete qualche micron sul piano pellicola, cioè sulla retina. E se questa risoluzione non è sufficiente a vedere il dettaglio, questo dettaglio ce lo perdiamo. Quindi per esempio, se l'occhio punta ad un monitor oppure ad una carta stampata che però è molto lontana, e quindi il disco di ieri che vedremo più avanti che cos'è è più grande del diesel, cioè del display element stampato, semplicemente noi non lo vedremo. Ok? Quindi noi a tutti gli effetti eh, noi non potremo vedere tutti i diesels e quindi il resel, resolution element sarà quello che determina la risoluzione del sistema. Ok? Questo è eh, il problema principale. Ok? Holst uh, è il libro che abbiamo appena visto. Bene, quindi uh, il problema è che in qualche maniera noi dobbiamo prendere in considerazione tutta una catena di sottosistemi e ovviamente l'anello debole della catena sarà quello che fa fallire per così dire uh, tutto il sistema. Quindi, come vi avevo detto prima, se io guardo la, la copertina dell'agendina, che è stampata con un retino tipografico a colori, lì dentro ci sono dei dati che sono il retino tipografico, ma noi non li vediamo. Okay? Quindi noi dobbiamo bilanciare tutta la catena nel modo più corretto possibile e dobbiamo avere una risoluzione adeguata per tutto. Quindi normalmente noi avremo un, un campione, in realtà noi questi normalmente saranno la stessa cosa perché quando noi campioneremo sarà il sensore stesso della telecamera a campionare, per cui noi otterremo direttamente i datels. Okay? Dopodiché però eh, noi li dovremo visualizzare in qualche maniera. Okay? Tanto per fare il, un esempio molto, molto semplice, eh, vediamo un altro esempio che è abbastanza un classico. Allora, se noi abbiamo, sapete che... Eh, negli ultimi tempi vanno molto di moda i televisori di enormi dimensioni, no? che una volta non c'erano perché costavano molto 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 cari, ma oggi vanno più di moda. Allora, supponiamo di comprare un televisore di quelli molto belli, da 55 pollici. Ok? Ora, innanzitutto cosa vuol dire da 55 pollici? Penso lo sappiate, anzi, lo saprete di sicuro, vuol dire che la diagonale del televisore è di 55 pollici, ok? Quindi sono 55 per 2,54 centimetri, uguale facciamo il conto per farlo giusto 55 per 2,54, aspettate che ho sbagliato 55. 2.54 139,7 quindi facciamo 140 centimetri, ok, benissimo. Ora eh, questi sono 140. Eh, supponiamo di avere un rapporto che in realtà non è vero di eh, mh, 3, 4 e 5. No? Perché voi sapete che qui fa 9 più 16 fa 25 e quindi soddisfa il teorema di Pitagora solo per comodità. Quindi non è vero perché di solito questi televisori sono dei 16 noni, quindi significa che questo è 16 e questo è 9, sono più lunghi che alti, ok? Comunque lasciamo perdere, supponiamo che sia un 4 terzi, solo per comodità per fare i calcoli. Quindi, se questo è 140 cm, ne facciamo 140 diviso 5 per eh, 3, anzi per 4, e otteniamo questa larghezza, quindi viene fuori 140, diviso 5 per 4, fa 112, 112 centimetri. Quindi questo significa che il nostro super televisore a colori è di 112 centimetri, cioè 1120 mm. mm. Un bel bestione. Ok, quanti pixel ci sono su uno di questi televisori? Sull'orizzontale. Beh, vorrei ben sperare che un simile televisore che avrà un costo non esattamente insignificante sia un 4K. Ok? Quindi un televisore cosiddetto 4K. Cosa significa 4K? Significa che circa 4000 pixel in orizzontale. Ok? Vi ricordo che è il doppio del Full HD, quindi se il Full HD è 1920x1080, per inciso lo stesso formato con cui vengono registrati questi video, eh, il 4K è 4 volte tanto perché è 1920x2, quindi 3840 e l'altezza è 1080x2 fa 2160. Comunque non importa, ne abbiamo 4000, quindi abbiamo 4000 pixel montati su 1120 mm. Ok? Ok, quanto è grande un pixel? 1120 diviso 4000. 1120 diviso 4000 0,28. 0,28 cosa? Millimetri al pixel. Ok? Quindi significa che se voi prendete un lentino di ingrandimento come, quello, come questo, per esempio, ma non serve neanche perché 28 centesimi di millimetro è tanto, voi vedrete dei pixel delle dimensioni di, per esempio, eh, appunto come vi dicevo, qui sono eh, due eh, facciamo così, circa 3 decimi di millimetro. Ok? Quindi è quadrato. Ok? Ora, um, questo tipo di risoluzione, eh, questo tipo di risoluzione è una risoluzione um, che fa sì che siccome io occhio nudo vedo da una distanza normale di lavoro un decimo di millimetro. Okay, Significa questi sono 13 mm, per cui questo significa che io se mi metto a, alla distanza di lavoro, quindi a 20 cm dal video, chiaramente nessuno si mette a 20 cm da un televisore del genere, però se io mi mettessi a 20 cm di distanza riuscirei a vedere il singolo pixel e riuscirei a vedere anche, lo, lo dividerei anche in parti, perché vedrei sostanzialmente lo vedrei diviso in tre. Però questo significa che se io anziché essere a 20 cm, anzi facciamo a 25, sono a 75, cioè tre volte tanto, questo mi sottende di nuovo un primo d'arco. Per cui questo significa che a partire da, ehm, diciamo, se io mi metto a 75 cm dal monitor o più vicino, io vedo i singoli pixel. Quindi se io mi metto per esempio a un metro, quasi intravedo i pixel se ho la, buona, se ho la vista buona. Significa anche che se io sono in una casa grande, perché io mi aspetto che un monitor del genere lo metta in una casa grande, se lo metto in una casa grande e sono per esempio a 4 metri di distanza, bene, questo significa che siccome a 75 cm io ottengo l'equivalente, cioè vedo il singolo pixel, e quindi questo significa che se io sono a 4 metri, 4 metri diviso 75, eh, 150 a 300 sono circa 5 volte tanto. Quindi io se mi metto a 4 metri di distanza non vedo più i pixel. E questo è lo stesso effetto, quindi per certi versi non me ne faccio niente di questo tipo di, eh, di altissima precisione. Okay? Questo è lo stesso identico fenomeno che c'è anche eh, sui eh, cellulari. Perché? E con questo chiudiamo. Prendiamo per esempio un cellulare. E andiamo a vedere con il solito lentino che cosa si vede, scusate. Allora, allora lo metto qua. Accidenti. Scusate, eh, che qua la faccenda è complicata. Nah. Scusate. Eh? Eccolo qua. Ecco. Vedete? Si vedono i singoli pixel con fatica, eh? Ok? Questo perché il telefono in questione... Vedete? Questo telefono è full HD. Quindi significa che qui ci sono 1920 pixel, però ci sono 1920 pixel su poco più di 11 centimetri, vedete? Quindi significa che ancora io se mi faccio i conti, viene eh, 110 mm diviso 1920 mi fa 5,7 per 10 alla meno 2, cioè i pixel sono piccolissimi, ok? Molto piccoli, per cui io a occhio nudo non vedo assolutamente i pixel. Quindi per tornare e concludere, io sostanzialmente in questo caso ho un problema, e cioè che la, la risoluzione eh, del sistema quindi quando guardo per esempio il telefonino cellulare di ultima generazione o quando guardo un monitor da 55 pollici da una distanza significativa, diciamo 3 o 4 metri, il mio problema è che il, il sistema è limitato dal mio occhio. Quindi il, sostanzialmente il limite è nel sensore che poi visualizza il sistema, cioè è nel cosiddetto eh, RESEL. Okay? Bene, direi che con questo possiamo terminare qua e ehm, noi ci vediamo lunedì effettivamente a mezzogiorno in videoconferenza e poi eh, ovviamente la cosa continuerà la prossima settimana. Grazie.